Buonasera a tutti. Innanzitutto il mio cordiale ben tornato ad Antonio Prete, che ha insegnato letteratura comparata all'Università di Siena e uno dei più originali intellettuali italiani, scusate la voce, noto per l'avvio del suo interesse e per la suggestione delle proposte interpretative. Tra le sue opere vi ricordiamo quelle presentate in questa sede, il 15 ottobre 2008, Trattato della lontananza, il 28 maggio 2014, Compassione, Storia del sentimento, il 26 aprile 2017, Il cielo nascosto, Grammatica dell'interiorità, e il 5 dicembre 2018, Nostalgia, Storia del sentimento. Come studioso di Leopardi e autore di numerosi libri che hanno consentito di guardare in modo del tutto inedito alla sua opera, a partire dal pensiero poetante fino al demone dell'analogia. Da Leopardi a Guarderì, studi di poetica del 1986, al dialogo su Leopardi ancora dal 1986, insieme con Salvatore Martoli e A finitudine e finito su Leopardi del 1998. La voce se la sta guardando, la salutiamo, ma ha detto, ma via. Come studioso di Leopardi è autore di numerosi libri che hanno consentito di guardare in modo del tutto inedito alla sua opera, a partire dal pensiero portante fino al demone dell'analogia, da quella da Leopardi a Guarderì, studi di poetica del 1986, al dialogo su Leopardi ancora del 1986, insieme al conservatore Martoli e A finitudine infinito su Leopardi del 1988. Con noi Roberto Barzanti, è stato parlamentare europeo dal 1984 al 1994 e dal 1992 ha ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento europeo. Dal 1969 al 74 è stato sindaco di Siena, dal 2012 al 70 è presidente del Gli intonati di Siena ha pubblicato I confini del Medio nel 94 sulle politiche comunitarie in termini di cinema, aula di libro, I suoi saggi ed articoli e recensioni sono stati pubblicati su varie riviste. Scrive anche per il Corriere Fiorentino. Passo la parola a Roberto Barzanti. Ringrazio molto amica Anna Benedetti per l'invito che mi onora e mi ha fatto di dire due parole introduttive, due parole però non voglio essere lungo, è meglio ascoltare Antonio, su questo libro che si aggiunge, come diceva Anna, ad una bibliografia già la conosciamo, spessa e imprescindibile. Non starò a ricordare come è stato già fatto il libro chiave, se così posso dire, di Antonio Prete su Leopardi, che uscì nel 1980. Il pensiero poetante. Con quel libro si produsse una svolta nel modo di leggere Leopardi che, come dicevo, è imprescindibile. Circa il pensiero di Leopardi, oggi siamo in grado di dirlo con molta franchezza,
dopo una certa schematizzazione che abbiamo subito a lungo, già si erano soffermati pensatori illustri, filosofi che hanno dato un contributo fondamentale. Penso a Giuseppe Renzi, penso a Adriano Tilke, ma anche nei loro contributi, e poi ovviamente seguiranno la famosa svolta, visto che stiamo a parlare di svolta, del 47, il celebre saggio di Cesare Lupolini, Leopardi Progressivo, e quasi complementare, stranamente coincidente, la nuova poetica leopardiana di Walter Pinni, che per certi versi riprendevano tematiche che già erano state affrontate in termini filosofici, ma sempre stando, come dire, all'ombra, soggiogati dalla distinzione difficile e complicata, soprattutto per la filosofia idealistica che aveva permeato, aveva permeato la cultura italiana, sempre, come dire, soggiogati da questa difficoltà di, non dirò conciliare, ma di mettere insieme, di considerare contemporaneamente il pensatore, il filosofo, oggi possiamo pur dirlo a voce alta, e il poeta, e il prosatore. Lupolini, infatti, ad esempio, ritornando sul suo saggio del 47, anche per Lupolini è stato l'autore di una vita, espresse un'autocritica molto, molto sincera circa la sua sottovalutazione sia delle operette che di certo Leopardi lirico, e si occupò soprattutto dello Zibaldone, ma questo elemento era sempre un po', come dire, fattore di dissidi, di dibattiti a non finire, forse gentile più di altri, ma non è il del merito, affrontò il tema nella sua globalità, adattando e reinterpretando in maniera, come dirò, molto originale, non è una ripresa letterale, una categoria che Martin Heidegger aveva applicato al suo studio sulla poesia di Hölderlin. Antonio intitolò il suo libro con coraggio, non era il primo contributo che dava sulle parti, il suo primo, se non ricordo male, del 73, e riguardava proprio la Ginestra, come un inizio che chiuso, ma un contributo bellissimo, mi ricordo ormai tanti anni. Ebbene, il pensiero poetante, o come con formula rovesciata, ma il significato identico, di poetische Gedanken, la poesia pensante, è appunto una categoria, un concetto che Heidegger approfondisce proprio nel suo testo su Hölderlin. Che cosa significa? Ma dirò soprattutto che cosa significa per Antonio questa categoria, che è già molto presente, ma è ripresa e approfondita su vari aspetti in questo suo ultimo bellissimo contributo. Significa che la poesia, in quanto tale, è veicolo, ritmo, respiro del pensiero. Il pensiero non gli sta accanto come qualcosa di distinto, come appunto dice la Croce, come dice tutta una linea idealistica di lettura, e squilibrando via via le sue preferenze tra il poeta, il filosofo, eccetera. No, c'è una compenetrazione. La poesia è pensiero, e il pensiero, per esprimersi, ha nella poesia un luogo privilegiato. Se mi è lecito citare l'ultima citazione che faccio di un autore che non amo per niente, ma è un grande autore,
quello che posso dire, io ne capisco poco, è quello che appunto Heidegger in uno dei suoi detti, un po' a volte misteriosi, almeno per me, esprime così: il poetare che pensa è in verità la topologia dell'essere, di topologie dell'essere. Il poetare che pensa è il momento nel quale l'essere, la categoria la lasciamo fare Heidegger, però poi la traduciamo in termini, nei termini che le interpreta, è il momento in cui primamente, cioè prima ancora che il pensiero diventi filosofia sistematica, prima che la poesia diventi ritmo metrico, prosodia più o meno canonica, è il momento nel quale dichiaramente, ecco, questo è un altro grande autore su cui giustamente Antonio insiste, c'ha bellissime pagine, il pensiero e il dirlo poeticamente, ed era una grande qualità degli antichi, si identificano. Diceva Antonio nella prefazione al pensiero poetante: è la traccia dell'antica sapienza che non separa poesia da filosofia. Pensiero e poesia, filosofia e poesia, si identificano in questa sapienza, in questo sapere che è prima della sistemazione filosofica, che antecede la stessa stesura della poesia. E proprio per questo elemento fondamentale, secondo me, e secondo soprattutto Antonio, voglio sottolineare la sua visione ovviamente, un autore come Leopardi, lo dice molto bene, e l'ha detto già Anna, ci sta sempre accanto. Accanto sia nei suoi versi, sia perché attraverso i suoi versi ci stimola a pensare, a ripensare noi stessi, il nostro esistere nel cosmo, la nostra terribile fragilità. Questo elemento fa sì che sia sbagliato dire, come tante volte si dice per esaltare un autore, Leopardi non l'avrebbe mai detto, che Leopardi è il nostro contemporaneo, Leopardi attuale, eccetera. No, Leopardi è una voce, un pensiero, una poesia che ci accompagna, che sta con noi. Che sta con noi in una continua, vorrei dire, mobilità, suggerendo via via tematiche diverse, contraddicendosi anche, ma sempre sul filo di questa congiunzione, perché la poesia è l'immaginare che va al di là del pensare logico. L'uomo è limitato, materialisticamente limitato, dentro un destino di antropologia negativa, come è stato detto autorevolmente, e l'infinito è il miracolo in cui tutto questo si esprime in una maniera straordinaria, ed è portato, anche se scrive un trattato di filosofia o di scienza, che anch'esso è elemento di pensiero al pari della filosofia, non dimentichiamolo, viene spinto a oltrepassare tutto questo in quella che Leopardi, in una pagina grande, bellissima, celebre, dice essere l'ultra filosofia, che è poi che cosa, mi sembra Antonio in certa misura vada a questa interpretazione, non so se ho capito bene, è proprio il recupero di una sapienza che non è ricavata dai libri, non è ricavata per via dottrinaria, ma è dentro il vivente dell'uomo o della donna, il vivente dell'umano. Il vivente, ecco, bellissimo questo titolo, è veramente ciò da cui scaturisce,
La poesia, il pensiero, la meditazione, la riflessione, le contraddizioni, i dialoghi drammatici delle operette di Leopardi. Il vivente e il naturale, su questo mi soffermo, perché io voglio porre a Antonio, salto tutto perché se no la faccio lunga, mi scuso, tre questioni, la prima della quale secondo me, delle quali è la più ovviamente decisiva per quanto io c'è, ma credo anche per qualsiasi interprete nel pensiero che abbiamo, e riguarda appunto la natura. Perché Antonio dice a un certo punto, incontrando questo grande tema della natura e percorre tutta la vita di Leopardi, dal primissimo Leopardi, lussoriano, entusiasta della natura, nemico della ragione, all'ultimo Leopardi della Ginestra, nella quale invece fa appello in certa misura alla ragione, alla ragionevolezza, al condensare il cittadino contro la natura, ma vedremo in che senso, perché apparentemente le due cose non stanno insieme, anzi sembrano del tutto opposte. A scuola ci hanno infastidito con la natura madre, la natura matrigna, con queste distinzioni assurde, pessimismo cosmico, pessimismo storico, tutta roba che deriva dai primi del Novecento e che nei manuali scolastici continua a essere a volte, ma non solo, spero non in molti, trascritta bellissimamente. Il naturale, poi mi soffermo su questo punto, per Leopardi è nella civiltà in stato di oblio, di dimenticanza, ma può tornare attraverso la poesia per via della poesia. Beh, la sostituzione al termine natura, che a volte si scrive in maiuscola, come anche molte operette, quasi una deità, un'icona, con il naturale, che è il vivente, sposta completamente l'asse della nostra attenzione. Perché? Per una ragione molto semplice, è uscito ora un libro bellissimo, non lo sto a citare perché forse stato. Perché la natura con la N maiuscola, la natura come un blocco rispetto al quale l'uomo sia distinto oppure sia in essa un elemento comunque distinguibile, è un'invenzione dell'uomo che l'ha portata per strada. La natura è, diceva Mario Fubini in un seminario che non posso dimenticare, ascoltato direttamente, è un concetto mito che evidentemente ha qualche cosa di assolutamente indefinibile, appunto tipizzante, ma o di spaventoso, di meraviglioso. Pensiamo al dialogo della natura dei Dardesi, che è una delle operette cruciali. No, facciamo attenzione non a questa natura deificata e mostruosa, prima benefica e poi invece matrigna. Stiamo attenti ad ascoltare attraverso la poesia il naturale. Il naturale che cos'è? È quel vivente, quell'elemento di vitalità, ma vitalità lo produce quando le tieni, perché si va verso una, se non un'interpretazione vitalistica che ci porta su un'altra sponda. Il naturale, il vivente, è ciò che è stato donato, per così dire, immesso, siamo più esatti, nell'uomo, nella donna, nella persona, anche se Leopardi la persona è una teoria non ricorrente, dalla sua stessa origine. E questo vivente, questo elemento di germinale da cui nasce la meraviglia del filosofo come la contemplazione del poeta, ci accompagna per tutta la vita. Il problema è questo. Anche nella Ginestra, l'appello che fa Leopardi per combattere questo problema che pongo, gli uomini tutti confederati, vedeva lontano, contro la,
malefica, distruttiva natura, e sappiamo qualcosa anche in questi giorni, se è così, detto tra parentesi, ecco, non cancella il naturale che è nella persona umana, che è in tutti noi viventi. Non lo cancella, al punto che la social catena, cioè l'appello alla solidarietà della ginestra, non sarebbe comprensibile e non sarebbe nemmeno giustificabile se non avesse alla sua origine il naturale che è nell'uomo, ma è soffocato. Questa è un'altra domanda che voglio fare a Antonio, perché su questo vorrei si soffermasse di più nel suo libro. Il naturale che è soffocato da quella che Leopardi, con un'invenzione straordinaria, mi sembra sia una sua categoria molto originale, chiama seconda natura. Noi non abbiamo a che fare con la natura, con il naturale, perché la civiltà l'ha oppresso, la ragionevolezza dei calcoli, degli egoismi, dell'amor proprio, l'ha soffocata, l'ha fatto dimenticare. In questo Leopardi ovviamente aveva molto in testa la Bibbia e un'eredità cristiana che non cancella affatto, nemmeno questa del tutto, come taluni vorrebbero, dal suo cammino. L'ha fatto, come dire, diventare muto, mentre invece il problema della poesia, e la poesia in quanto pensiero, il pensiero in quanto poesia, possono aiutarci a ritrovare proprio quella capacità che, non potendosi esprimere nel mondo, perché a quale appliché, diceva Jacobsen, in una bellissima lettera del 23, la sensibilità sarebbe il dono più straordinario, il vivente, la sensibilità in fondo, in certa misura, che abbiamo, ma nel mondo applicata è un disastro, perché non c'è a quale applicare, perché più che la applichi, più che sei sensibile e più che hai dolore, più che sei oppresso, più che vedi la miseria dell'uomo. Dunque la sensibilità di per sé non ci riscatta. Chi ci riscatta? L'immaginazione. Ma l'immaginazione è essenzialmente, pensiamo all'infinito, superare la materialità, il confinamento, per usare un termine molto di oggi, purtroppo di moda, eccetera, e andare oltre attraverso l'immaginazione. In questo senso è possibile ritrovare, far sì che l'esistenza, altro elemento che voglio sottolineare, diventi vita. Questa è un'altra grande distinzione che dopo anni non sappiamo opere. Perché, sì, la natura è stata anche una trigna, perché in realtà ci ha dato questa facoltà all'inizio, che poi è stata dispersa, ci ha dato questo impulso di desiderio che non viene mai appagato e per cui l'uomo tende sempre a superare la sua finitezza e il desiderio che lo agita non è mai pacificato. Dunque questo è l'esistenza, ma l'esistenza che cos'è per Leopardi, dice Antonio? È la vita che ama la vita. Nel senso che soltanto se l'esistenza diventa pienezza di sensazioni per un momento, perché il piacere non è certo una condizione continua, la condizione umana, sappiamo che se l'esistenza diventa amore, diventa affetto, diventa memoria in gran parte, allora diventa vita. Una vita mediata dalla poesia. Da questo punto di vista, volevo dire tante altre cose, ora chiudo. Io sono stato colpito da tutte le pagine di questo libro, è un ennesimo bellissimo libro di Antonio,
noi siamo grati perché ci fa leggere, ci ha fatto leggere Leopardi in modo veramente straordinario. E il nostro dialogo leopardiano non durerà finché siamo in vita. Qui opera una distinzione molto precisa che, su cui francamente non è strano, non ci sono pagine così lucide a mio parere. La natura è in primo momento fatto, destino, la natura dei classici. In questo senso, certo, è una natura, tra virgolette, diciamo primatica, cioè una natura che si disinteressa dell'individuo. Perché? Secondo punto. Perché la natura è necessità. Necessità di un meccanismo che ha per fine la sopravvivenza del cosmo, la sopravvivenza di tutti i viventi nel corpo e del sistema in quanto tale, che noi non conosciamo perché è infinito e noi conosciamo solo le cose indefinite e non l'infinito, ma in questo senso la natura è nemica dell'uomo in quanto individuo, questo sì, diventa nemica, perché da un lato gli dà questo impulso di desiderio che non si riesce mai a stabilizzare, a conquistare. Dall'altro, la natura è preoccupata che l'ordine, ecco un'altra teoria importantissima, l'ordine e il male che è nell'ordine, pagina molto celebre, stupenda della prima donna, continuino a esistere, a essere, ma l'individuo, la persona, rispetto al cosmo che non capisce, di cui non capisce esattamente le ragioni, il destino, il naufragio dell'infinito, la ragione di fronte a questo, e anche il ragionare, il meditare, naufraga, ma non scade nell'irrazionalismo. Questo è un altro punto fondamentale, perché parecchi leggono il naufragio, l'incapacità di capire, come un Leopardi che si arrende al mare dell'essere, per ripetere una parola in una molta maiuscola che ho già detto varie volte, che alcuni ovviamente identificano in Dio, fino a fare un Leopardi mistico che secondo me è fuori da ogni interpretazione realmente terribile, non perché non ci siano elementi anche biblici, cristiani, nel suo pensiero, insomma, appiattirlo in quel modo non funziona, ma è un naufragio che avviene nel mare, cioè un elemento naturale che dà dolcezza, quasi forse in un elemento che assomiglia nell'annichilamento della razionalità, per come è stata deformata dalla civiltà moderna, alla sapienza degli antichi, e si annulla in un nichilismo combattivo, ma pur evidente, rispetto alla consapevolezza del suo essere finito. Ma, terzo punto, la natura è anche, l'ho detto certe volte, mi scuso, ripeto, ripetitivo, a volte succede, la natura è anche il vivente, appunto il naturale, dunque natura come fatto, natura come necessità meccanica che ignora l'individuo, natura però come vivente, come principio di vitalità che è non vivo, perché ci porta, come ho detto, verso altre sponde, che segna questa continua ricerca affannosa dell'uomo verso una felicità che non esiste. Esisteranno le illusioni, che non sono un pagliativo, sono il mezzo attraverso il quale
anch'essa le illusioni, cioè il naturale non è che le troviamo in un libro o altro, dal libro possono derivare, ma ci dà questo elemento biologico, che abbiamo, biologico. Ora non approfondisco la cosa perché sarebbe anche lui verso una deriva, vero, ci porta in territori molto moderni. Le illusioni che malgrado tutto tornano e sopravvivono anche a questa distruzione che la civiltà fa dell'idea del progresso, perché queste non sono opera, aveva scritto a Giordani il 30 giugno del 1820, perché queste non sono opera dell'arte o della ragione, ma della natura. Secondo Antonio, se lo posso dire, poi eventualmente, ovviamente mi contraddice, io sono un umilissimo lettore delle sue pagine, questo elemento, e cioè che le illusioni hanno fondamento nella natura, che ci aiutano malgrado tutto, malgrado le sconfitte, malgrado la morte, malgrado l'assedio del male che è distruttivo, a vivere, a riempire, cioè l'esistenza, di qualcosa, di una tensione che non si spegne, ebbene, queste illusioni sono il vivente che sopravvive nonostante tutto, che ci aiuta ad andare oltre le sconfitte, oltre la deformazione e l'essiccazione di questi impulsi vitali che la civiltà ci opprime. Per questa consapevolezza del limite della conoscenza, per questo senso dell'enigma che Leopardi, critico dell'illuminismo e allo stesso tempo suo erede, porrà al centro del sentire l'immaginazione, che è il naturale che noi possiamo recuperare attraverso la poesia, ma una poesia che sia anche pensiero, una poesia che sia anche conoscenza. Grazie ad Anna per questo invito, e che ho accolto molto volentieri questa ripresa del ciclo Leggere per non dimenticare, al quale sono molto affezionato, come lei sa, grazie per le parole che ha detto, questo filo, no? che è un filo che ha delle stazioni di ricerca, di scrittura, che poi in questo luogo di incontro che Leggere per non dimenticare trova un momento di narrazione anche e di incontro amicale e di riflessione pubblica. E grazie a Roberto anche per questo che ha detto, perché veramente la sua lettura del libro della poesia vivente è una lettura che insomma non è stata soltanto ai margini del libro annotando, ma è diventata interrogativa, anzi è diventata veramente dialogica, no? Da molti anni abbiamo un dialogo che ha Leopardi al centro, ma poi si allarga anche ad altre questioni e ad altre presenze,
ma certamente questo dialogo che c'è tra noi è, in qualche modo è stato come l'humus, perché la sua lettura sia stata una lettura appunto di rispondenza, no? Quindi di partecipazione anche alla ricostruzione, alla ricomposizione di momenti che magari nel libro sono accennati oppure sono dislocati in luoghi diversi, ma che lui ha raccolto e in qualche modo prendendo, scegliendo proprio quei luoghi che per me stesso diventano luoghi di interrogazione e ha dato insomma non solo la misura di questa ricerca leopardiana, che è una ricerca che appunto ha avuto inizio nei primi anni 70, ricordava il mio primo saggio al quale sono molto affezionato, che non è più raccolto in volume, è un saggio giovanile sulla ginestra, Leopardi e il sapere della morte, si intitolava, sulla rivista Per la critica, una rivista che facevamo con amici, con Gianni Scalia e altri amici a Bologna, tra Bologna e Milano, e che è durata 2 anni, ma con 8 numeri molto densi, molto numeri di teoria, di riflessione teorica, cioè. Ecco, lì la ginestra in effetti era un grande testo da cui muovevo l'interrogazione verso le parti, la ginestra torna qui a interrogarmi, a interrogare il lettore, ed è veramente, penso, il testo di Leopardi che oggi in particolare, anche in altre occasioni, ma oggi torna a riproporsi con grande forza, ad accompagnarci con le sue domande, anche in questo nostro tempo, che è un tempo tragico, questo tempo della pandemia, che è un tempo che ci pone davanti alcune domande che sono nella ginestra, no? L'elemento distruttivo, no? L'elemento distruttivo in cui l'uomo si trova è, no? Un'onda di mare commosso, un'aura maligna, un fiato d'aura maligna, no? Siamo davanti a questo invisibile che si fa aria, si fa malignità, si fa presenza distruttiva, e davanti a questo Leopardi mostra da una parte la civiltà, la civilizzazione. Ecco, Roberto ricordava questa seconda natura, no? Nel secondo punto, che Leopardi chiama in certi momenti anche spiritualizzazione, no? Da una parte c'è l'idea di una civiltà sempre progressiva, sempre più potente contro il limite, sempre più sproporzionata nelle sue ambizioni, che distrugge, che cancella il senso del limite. Dall'altra c'è una civiltà che spiritualizza, cioè che allontana il suo sapere dal corpo, dalla corporeità, da quello che è radicato nei sensi dell'uomo. Il cui centro per Leopardi è il bios, e il bios si manifesta come desiderio. Ecco, la spiritualizzazione è un cammino della civiltà che astrae dalla corporeità, cioè dal vivente. E man mano che stiamo avanti, c'è un passo dello Zibaldone, uno tra i tanti, in cui si mostra l'effetto civile di questa spiritualizzazione, che è un passo in cui Leopardi parla delle guerre moderne. Dice, guardate le guerre moderne, in un solo momento, senza che ci sia una ragione concreta da parte di chi agisce, alcuni individui, senza comprendere neppure la ragione della guerra, il senso della guerra, le strategie scelte da altri, eccetera, un individuo distrugge in un solo momento migliaia e migliaia di uomini, senza conoscerli, senza vederli, senza sapere chi sono, senza conoscere la corporeità, la singolarità, il vivente, no? Le loro storie, i loro desideri, la loro appartenenza all'umano. Ebbene, dice Leopardi, apro una parentesi, questo accade nella civiltà
mentre gli animali, nella loro specie, ciascun animale, non distrugge l'altro animale della propria specie, se non rarissimamente per difendere biologicamente i propri piccoli, magari insidiati o in qualche modo sorpresi da altri animali, eccetera. Ma quindi è la specie umana che attraverso questa astrazione dalla singolarità vivente dell'individuo è arrivata alla distruzione degli altri. Ecco, dicevo prima la ginestra da una parte mostra l'elemento della storia, della civiltà, della storia che, allontanandosi da questa percezione del limite, del proprio limite, pensa di essere al di sopra anche della natura, al di sopra anche della logica della natura, che certamente è una logica in cui l'uomo è dentro, ma non è una logica destinata all'uomo. L'uomo è un meccanismo all'interno. Roberto ricordava bene questo sistema della natura, che è un sistema che da parte dell'uomo è largamente inconoscibile. Noi sappiamo poco, ci dicono i fisici oggi, sappiamo pochissimo della materia che fa la natura. E dunque, da una parte, l'uomo cancella il senso del limite e dall'altra si allontana da questa corporeità vivente, da questa singolarità vivente dell'individuo. E allora nella ginestra abbiamo però quell'altra dimensione, che è l'attenzione al fragile, alla fragilità. Il fiore della ginestra è solo un piccolo fiore, un profumo esile, un colore quasi sparente e davanti alla lava, e però è lì con la sua luce, è lì con il suo sorriso, possiamo dire, no? Perché Roberto parlava delle illusioni come un filo che non è solo giovanile, no? Negli anni nel 20, 820, possiamo trovare dal 19 al 20 e 21 una serie di osservazioni sull'illusione. Poi dopo scompare, si attenua la presenza del termine illusione. Leopardi preferisce parlare sempre più di immaginazione. Ma l'immaginazione è questa riserva dell'individuo, del singolo individuo, che permette di leggere la natura e di avere nella natura un rapporto particolare con il naturale, cioè con quello che è il principio del vivente, il principio proprio il respiro del vivente. Ecco, la ginestra è l'attenzione alla fragilità, però dalla quale c'è un momento, un lampo, no, che consola il deserto, un lampo che fa pensare a un'altra possibilità che l'uomo ha davanti a questo tipo di civiltà che spiritualizza, astrae il corpo e che distrugge in nome di un predominio assoluto sulle cose. E dunque la ginestra rappresenta in qualche maniera il sorriso. C'è una pagina, c'è un passaggio, nell'ultima pagina di Sibaldone, verso l'ultima parte di Sibaldone, quindi siamo già nel 28, dal 28 al 32, quando si chiude lo Sibaldone, ci sono poche pagine. Lo Sibaldone in gran parte va dal 17 al 28, primi mesi del 29, poi pochissime pagine dopo. Ebbene, un pensiero del 28 dice che, dove Leopardi legge la prefazione, la lettera dedicatoria di Stern al Tristan Shelley, e lì prende un pensiero di Stern. Un pensiero, Stern dice che il sorriso aggiunge un filo all'esistenza. Leopardi dice, possiamo dire della poesia quello che Stern dice del sorriso. La poesia aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Ecco, questa poesia che aggiunge un filo alla tela della vita
questo filo luminoso è il filo della ginestra, della luce, della consolazione al deserto che dà la ginestra, e il filo che è dell'illusione, che non si chiama più illusione, è il filo dell'immaginazione, la possibilità attraverso l'immaginazione di tenere aperto questo movimento d'attenzione che ci porta verso il vivente, verso la percezione, cioè del vivente al di sotto di tutto ciò che può apparire come una coltre che nasconde la pulsazione, il ritmo, il respiro del vivente. Ecco perché la natura per Leopardi, certo, è tante cose, la natura non la si può ridurre allo schemino, no, scolastico, che purtroppo è diventato via via nel tempo abbastanza mancato, cioè lo schema che va dalla natura matrigna alla natura, dalla natura benigna alla natura matrigna, che avrebbe al centro nel 24 con il dialogo di un islandese una cesura, no? E questa cesura non è riscontrabile se leggiamo Leopardi contemporaneamente i canti, le operette, lo Zibaldone prima del 24 e dopo il 24, perché troviamo una rappresentazione della natura molto più complessa che questa linea con la cesura in mezzo. E questa complessità ci dà l'idea che Leopardi, ci dice che Leopardi tutta la sua vita, breve purtroppo vita, ha pensato alla natura. Il tema della natura è il grande tema del pensiero leopardiano, della poesia leopardiana. E questa natura, questo pensiero è diventato un sistema, no, della natura, un pensiero filosofico, una filosofia della natura. Ce ne sono tante filosofie della natura, soprattutto dal 600 in poi, no? Leopardi ha pensato la natura in qualche maniera in forma sempre frammentaria, cioè è tornato su questo grande tema ogni volta in modo diverso, con i versi, con i frammenti, con pensieri, con tentativo anche di costruire una riflessione più organica. E la natura, in questo senso, per Leopardi è una sorta di principio da cui si irraggiano tante figure del naturale. Un principio che nel primo Leopardi, nei primi tempi, coincide molto con la physis greca, quindi la necessità, il principio del nascere e del morire. La natura è fiorire e sfiorire. E l'uomo partecipa, l'uomo come individuo partecipa nella sua vita e nella vita del rapporto, nel rapporto con gli altri uomini, partecipa di questo ciclo del vivere e del morire. Ma la natura è anche questa relazione che l'individuo come singolo ha con gli altri. Quindi siamo nella natura se noi riconosciamo noi stessi attraverso gli altri, attraverso il riconoscimento che ci viene dal tu, no? L'io nasce da questa relazione col tu, da questa percezione che abbiamo del tu, anzi dalla trascrizione che possiamo avere del tu dentro di noi come singoli individui. E allora la natura per Leopardi a un certo punto è una rappresentazione di qualcosa che la civiltà tende a nascondere. E il giovane Leopardi, già nel discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, quando polemizza con i romantici milanesi, con il Biprelli, con Berchet, Leopardi dice: guardate, voi certo dite che volete rappresentare la natura, volete portare la natura nella poesia, però ricordiamoci che la natura oggi non è più imitabile, rappresentabile, perché la natura è sepolta, no? È seppellita sotto l'incillimento. Ecco, questa espressione, la natura non è più imitabile, no? La grande mimesis che dalla poesia greca in poi fino ai romantici, no? Ha rappresentato per l'arte, per il poeta,
no, l'orizzonte, il punto da cui si muove la rappresentazione. Non c'è più mimesis possibile, o perlomeno bisogna ripensare la mimesis, riproporla in tanti altri modi. Leopardi dice, Leopardi giovane, non si può rappresentare la natura perché è incrostata dall'incivilimento, è sepolta sotto l'incivilimento. Allora bisogna porsi questa domanda: come abitare la natura in un mondo snaturato? Questa è l'espressione di Leopardi giovane che potremmo portare oggi, potremmo portarla nella tale di questa domanda, una domanda nostra di oggi: come abitare la natura in un mondo snaturato, cioè in un mondo che si è allontanato dalla natura, che non riconosce la natura, che non la può leggere, che non la sa abitare, che l'ha resa disabitabile, inconoscibile, intransitabile. Ecco come le domande di Leopardi, via via anche del giovane Leopardi, ma poi tornano a riproporsi lungo la sua ricerca, la sua scrittura, la sua poesia, in vari modi. Ecco perché quando Roberto diceva il naturale è quella natura sotterrata, inconoscibile, intransitabile oggi, che però fa delle domande all'uomo. Come possiamo ravvicinarci alla natura? Ecco ancora Leopardi del 20 che si chiede in un frammento se possibile una rigenerazione. E dice, ma questa rigenerazione vuol dire rigenerazione dell'umanità, della civiltà, una mutazione, no? Una mutazione. E Giovanni Leopardi dice, potrebbe essere possibile con un'altra filosofia, una ultra filosofia, cioè con un pensiero che andasse al di là di quello che noi diciamo pensiero oggi, cioè con un modo nuovo di pensare, dislocando, cioè, il nostro pensare su un luogo che ancora non conosciamo, una ultra filosofia, che dice, conoscendo l'intero e l'intimo delle cose, ci ravvicini alla natura, conoscendo l'intero e l'intimo delle cose. Cioè non semplicemente scienza delle cose, non una conoscenza scientifica. Leopardi ha tutto un suo rapporto con la conoscenza scientifica, molto interessante, no? Polizzi, che qui presente, se ne è occupato in più occasioni e in più modi. In questa domanda Leopardi pone la questione a noi oggi: come è possibile pensare oltre, no? Costruire un pensiero al di fuori delle discipline, dei saperi, della filosofia. E questo pensiero, però, a questo pensiero Leopardi ha fatto qualche allusione attraverso la sua poesia. E quel pensiero che passa nella poesia, che diventa poesia, che non si separa dalla poesia, è un pensiero che sta dentro il ritmo stesso della poesia, di quella poesia che è appunto il fiore, il sorriso, il fiore della ginestra, in un'epoca dove la distruzione si presenta come minaccia, come incombenza. E ecco, allora la natura, da questo punto di vista, è veramente tante cose. Per esempio, Leopardi non fa l'equazione natura-desiderio, però la possiamo dedurre se pensiamo all'insistenza che lo ha proprio sul rapporto desiderio-illusione. No, per Leopardi il desiderio è sempre il desiderio di qualcosa che non c'è e non si può avere nella sua pienezza. Il desiderio nasce dalla mancanza e il desiderio di qualcosa che sa nello stesso tempo di non poter essere raggiunto. Il desiderio è il desiderio dell'irraggiungibile, dell'incompiuto, dell'impossibile. Ecco perché l'uomo, dice Leopardi, desidera la felicità ma sa di non poter essere felice,
questa contraddizione è costitutiva del bios delle parti. Questo è un pensiero, no, è molto forte, è un pensiero, cioè l'uomo è costituito da una contraddizione. Qui Leopardi addirittura dice che bisognerebbe forse mettere in questione lo stesso principio di non contraddizione, aristotelico. No? Lo dice su un piano non della logica, ma sul piano della etica greca. No? Ecco, come questo desiderio dell'impossibile, come possiamo tenerlo vivo, come possiamo tenerlo sempre aperto. E Leopardi, nei suoi vari pensieri, lo Zibaldone, fino all'ultimo è convinto che la scommessa dell'uomo è tenere aperto questo desiderio, che è proprio costitutivo di ogni singolo vivente. Questo desiderio di cui la poesia mostra in qualche maniera la presenza, perché la poesia è poesia sempre della singolarità del vivente, delle cose che appaiono, della natura che si presenta con una sua lingua della quale la poesia può intendere qualcosa, non tutto, ma qualcosa, qualche partenza, qualche lampo. Ecco, per questo la poesia è all'inizio e alla fine del pensare leopardiano, perché la ginestra e il tramonto della luna, che sono gli ultimi canti, in qualche modo raccolgono questo cammino. No, e danno della poesia questa idea che è consegnata a questa forma esile e sparente della ginestra. La ginestra è la poesia, possiamo dire, no? Sono state tante interpretazioni critiche, simboliche della ginestra, ma la ginestra non è il simbolo della poesia, ma è la poesia, nel senso si mostra come la poesia, è analoga alla poesia. Il fiore del resto è una parola che indica la poesia anche per Baudelaire. Mi è accaduto, come alcuni di voi sanno, di lavorare molto su Baudelaire, di passare molti anni della mia vita con Baudelaire, perché ho tradotto i fiori del male. Baudelaire intitola il suo libro poetico Fiori del male, perché pensa alla poesia come fiore. In quel caso la poesia è un fiore che ci fa vedere il male, ci rappresenta il male, però resta fiore. Del resto, la prima volta che usa la parola fiori per indicare le sue poesie è quando Baudelaire fa un viaggio, il viaggio giovanile a 20 anni, il viaggio da Bordeaux in nave, no, sul Paquebot del Mer du Sud, viaggio verso l'India, poi c'è una tempesta, non arriva a Calcutta, si ferma all'isola di Mauritius e poi torna dopo un mese a Bordeaux e poi a Parigi. Ma in quel viaggio, che ha avuto un'importanza enorme per l'immaginazione, no, per immagazzinare figure, immagini, percezioni d'oltremare, ecco, in quel viaggio, in una lettera alla madre, Baudelaire usa la parola fiore per indicare la poesia. Ti mando alcuni miei fiori, che sono delle poesie. Quindi questo fiore, che la poesia sia il fiore, è anche, diciamo, consueto nell'Ottocento. Ecco, concluderei dicendo che appunto con questo libro, La poesia di mente, ho cercato, no, di raccogliere così un cammino degli ultimi anni di riflessioni, di ricerche, di comunicazioni anche pubbliche su Leopardi attorno a questo filo del vivente e in qualche maniera quello che poi, ricomponendo questi studi attorno a questa unità che diventa un libro, quello che mi è apparso man mano che scrivevo, che ricomponevo, che mi è apparso come il filo che segue, che può seguire, che può dare in qualche modo una linea unitaria al tutto, è proprio questo della poesia come lingua del vivente,
come rappresentazione, come parola, come suono del vivente. La poesia che ci ricorda che finché ascoltiamo, siamo in ascolto di questo suono del vivente, possiamo accostarci al vivente, cioè alla singolarità di ogni individuo. E nella singolarità possiamo scorgere un rapporto poi con quello che è al di là dell'individuo, cioè con quel legame che unisce ogni essere vivente a vivente della natura e al cosmo.